Buongiorno a tutti e benvenuti in questo primo video con lampada ring light che ho acquistato da poco e che sto sperimentando oggi per la prima volta. Allora, quindi, innanzitutto fatemi sapere come si vede questo video, se vi sembra accettabile, insomma, come luce. Ho deciso di fare questo acquisto perché mi rendo conto di essere molto legata a quella che è la luce naturale e al mio poco tempo di fare video, quindi mi sono ritrovata spesso a non poter registrare niente per mancanza di luce. Quindi ho detto, vabbè, facciamo questo investimento, vediamo come va. Questo potrebbe permettermi magari di fare video anche la sera o nel pomeriggio inoltrato, come sta succedendo adesso. Ovviamente a causa della lampada non posso tenere gli occhiali perché sennò la luce si riflette sulle lenti facendo un effetto molto brutto e quindi dovrete tenermi con questo sguardo un po' da miope mentre cerco di capire cosa sto facendo. Quindi, arrivando al tema del video di oggi, oggi vi voglio far vedere cosa ho acquistato dal sito di Machillalia. In realtà mi è arrivato ancora il pacco marchiato Machillalia, ma in realtà Machillalia dovrebbe essere diventato recentemente, la divisione italiana di Machillalia dovrebbe essere diventata Machi Beauty, almeno così c'è scritto dappertutto su Instagram, quindi penso che sia vero. Questi capelli oggi mi stanno veramente annoiando. Allora, come mai ho fatto questo ordine Machillalia? Allora, in realtà è un po' colpa di Shanti, io gliel'ho già detto, le ho mandato, non so se vedrà questo video, però le ho mandato un messaggio per dirle che era colpa sua, perché vedendo un suo video la mia voglia di glitter è aumentata esponenzialmente e quindi ho deciso di comprare dei glitter. Assieme ai glitter è arrivata la necessità di una colla per glitter e già che c'ero su Machillalia nei giorni in cui ho effettuato l'ordine, ovvero i primi di marzo, c'era una promozione su alcune marche per cui se acquistavi due prodotti, il secondo, il meno caro, veniva scontato del 40%. Quindi in questo caso, per colpa invece della mia amica Stefi che aveva pubblicato delle foto con dei prodotti di quest'altra marca, ho deciso di prendermi due cosine. Quindi ho preso quattro cose che ora vi mostro, partendo appunto dai glitter. I glitter incriminati sono questi di NYX e sono i glitter paillette metallici nella colorazione Lumi Light. Sono dei glitter multicolor che appunto io ho visto utilizzare a Shanti in una sorta di get ready, qualcosa del genere, e sono molto carini. Io i glitter non li uso spessissimo appunto perché ho paura un po' del fallout, ho paura di perdermeli in giro e quindi volevo comprarmi anche la colla per glitter, possibilmente di NYX perché ne avevo sentito parlare bene. Sul sito non era disponibile singolarmente, ma solo in un kit, e alla fine quindi ho deciso di prendere anche questo kit che ho visto, noto adesso di aver rimontato al contrario. Comunque, in questo kit che si chiama Glitter Goals è presente la colla, appunto, e tre diversi altri glitter che sono Copper, Gold e Ruby. Da sotto. No, non è vero. Copper è quello di mezzo, gold è quello sopra e ruby è quello sotto. Scusatemi. Gold è quello sotto e ruby è quello sopra. Ce la posso fare. Tra l'altro, vabbè, non si vedrà molto perché secondo me questa luce è un po' troppo sparata ed è pure al minimo. Ma sul trucco di oggi ho picchiettato un pochino dei glitter copper che trovo molto carini. E queste sono le due cosine, diciamo, più glitterose. Ma non so perché ho voglia di cose più luminose, anche se abbiamo passato tutti un autunno e un inverno super opaco, tutto opacissimo. Approfittando appunto degli sconti su queste marche che loro definivano sulle marche americane, ho deciso di prendere due cosine della Jouer Cosmetics, che la mia amica Stefi, Nude Powder, vi lascio il link al suo più che blog, pagina Instagram, perché è quella che aggiorna più spesso con delle foto veramente molto belle. Avevo visto appunto delle foto di questi prodotti sul suo Instagram, allora ho deciso di provare qualcosa. E per assecondare questa voglia di luminosità, non si sa bene perché, mi sono presa questa palette, la Skinny Deep Ultra Foil Shimmer Shadows, che vista così sembra gigante, invece è tutto packaging, perché la palette vera e propria, non che sia piccolissima, per carità,
è questa qui. Forse qualcuno avrà già visto una foto e una foto di un trucco realizzato con questa palette su Instagram, che è effettivamente molto bella, veramente molto bella. Contiene 6 ombretti, aiuto, la lampada lì sotto, non ce la farò mai, 6 ombretti metallici, bellissimi. Adesso questo Starlight è il primo che ho utilizzato per il trucco che ho pubblicato, però veramente super super luminosi. Ne faccio vedere due giusto per rendere l'idea, però sono ombretti metallici veramente molto scriventi e molto luminosi, con un'ottima resa e pochissimo fallout. E appunto perché c'erano questi sconti sul secondo prodotto acquistato della stessa linea, ero indecisa se prendere un rossetto, ero indecisa appunto tra un rossetto liquido e un gloss. Bene, adesso sono piena di. Sono tutta luminosa. La mia scelta alla fine è ricaduta su questo Lip Topper Long Wear. Tra l'altro, la confezione è veramente adorabile. E il colore che ho scelto è Skinny Deep, piuttosto originale. Skinny Deep la palette, Skinny Deep il topper, che è appunto una specie di gloss con un sacco di micro glitter all'interno che si può utilizzare o da solo o sopra un rossetto per dargli appunto luminosità. E il risultato è questo. Io l'ho utilizzato per ora da solo ed effettivamente è molto bello perché l'effetto è di un nude molto luminoso. La confezione, appunto, come vi dicevo, così squadrata, io la trovo adorabile. E adesso magari vi dico anche qualche prezzo, così magari questo video ha una qualche utilità. Allora, ho pagato la confezioncina di glitter 6,90 euro, il kit invece glitter, 3 glitter più colla 17,90 euro, la palette, la Skinny Deep viene 41 euro, mentre il top, il gloss topper, come cavolo lo chiamano, scontato del 40% l'ho pagato 9,54 euro per un totale di 73,34 euro cioè senza spese di spedizione perché su Machillalia superati i 49 euro se non ricordo male le spese di spedizione sono gratuite. Allora vedo che la fattura è ancora intestata a Machillalia Malaga quindi in Spagna. Non so bene in realtà se qualcuno ne sa più di me su questa divisione Machillalia e Machi Beauty, fatemelo sapere perché io non ho indagato più di tanto. Il pacco in ogni caso è arrivato come al solito piuttosto rapidamente. Io avevo già ordinato una Machillalia, quindi nel giro di 4-5 giorni massimo. Imballato sempre molto bene. Insieme ai prodotti c'era una bustina di qualcosa che non ricordo e una bustina di caramelle che fanno sempre invece molto comodo. E basta. Questo è quanto. Spero che questo video vi abbia in qualche modo intrattenuto. Fatemi appunto sapere se conoscete questi prodotti, cosa ne pensate e anche cosa ne pensate della luce generica di questo video. Io preferisco sempre la luce naturale, anche perché questa cosa mi dà un pochino fastidio, però per poter utilizzare anche periodi più bui potrebbe fare comodo. E basta, questo è quanto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!